Facciamo, anzi apriamo una breve parentesi per quanto riguarda l'economia di casa nostra, anche perché questa è una settimana particolarmente importante e calda per la finanziaria, per il punto che passerà insomma sotto la lente di ingrandimento della Commissione Europea per la prima volta insomma il DDL bilancio del governo Meloni. Ma non c'è solo questo aspetto, ci sono poi anche i dati dell'economia reale con l'Istat che ce ne fornisce uno nuovo proprio in questa mattinata: produzione industriale in calo dell'1% a ottobre con un meno 1,6% tendenziale, e insomma dati che danno insomma una fotografia ben precisa. Ecco, un commento, Michelangelo, da parte tua proprio sulla situazione italiana. Ecco, diciamo che stanno arrivando i primi dati negativi, primi sì. dati negativi che abbiamo già visto in Europa di rallentamento. Sono dati che potenzialmente potrebbero ulteriormente proseguire e peggiorare nel futuro per le motivazioni che abbiamo detto prima, e qui naturalmente ci aspettiamo una certa tipologia di reazione da parte del governo. Giorgetti ha detto una settimana fa: noi non siamo d'accordo comunque sulle previsioni che arrivano da parte della BCE sul forte rallentamento che ci dovrebbe essere in Italia. Magari è così, ma la situazione a oggi che vediamo è che sicuramente c'è un settore, e questo lo avevamo già affrontato due settimane fa, che in questo momento sta aspettando risposte, e per quanto ci riguarda fa parte di uno dei settori all'interno della manovra di cui si è discusso in questo mese, è quello del super bonus 110%. Uh-huh. Ecco, in questo caso ci si aspettava sicuramente, per quanto riguarda il governo, un intervento diretto che ci sarebbe stato, diciamo, per quanto riguarda il super bonus 110%, soprattutto anche in funzione delle ulteriori informazioni e notizie arrivate dal Censis, dove anche loro, dopo Nomisma e dopo tutti gli studi anche della New Business School che ha in mano il governo, hanno palesemente dimostrato che l'intervento del 110% comunque genererebbe un incremento di PIL, e l'effetto sarebbe positivo, perché a fronte di 55 miliardi di intervento che sono stati fatti fino adesso in Italia, hanno prodotto in maniera diretta e indiretta un valore delle attività totale pari a 115 miliardi, oltre al risparmio dei gigawattora anno, scusate qual errore, e naturalmente tutto questo, in questa situazione ci si aspettava naturalmente che il governo intervenisse a gamba tesa per riaprire i crediti, perché la cosa più importante in questo momento è la cessione dei crediti, ed è quella che non permetterà alle aziende di fallire, ma quindi di continuare la loro produttività, e su questo il governo continua a tacere, continua a stare in silenzio, un silenzio che non è assolutamente accettabile, perché qua non si parla più di chi può fare l'intervento di ristrutturazione, di efficientamento energetico oppure no, ma si sta parlando quante aziende dovranno licenziare, quante aziende dovranno saltare, semplicemente perché è stata fatta una legge e poi nel durante sono state fatte 21 variazioni. Quindi la cosa su cui deve assolutamente intervenire il governo è sul discorso della liberalizzazione, della sistemazione, liberalizzazione e cessione del credito. Anche perché, Valentina, poi notizie di ieri, l'altro punto di cui si parlava, ma proprio sempre in questa manovra, del probabile stop del bonus cultura, sì. 18 app, quindi quella che concedeva, per intenderci, i 500 euro erogati ai diciottenni, quella sembrerebbe che vogliono stopparla e girarla in una maniera differente per quanto riguarda poi lo sviluppo della parte del cinema, del teatro e via dicendo, e contemporaneamente prendiamo atto, perlomeno questo dalle fonti Change, che il 24 novembre hanno approvato un maxi bonus fino a 5.500 euro ai componenti della Camera dei Deputati per l'acquisto di smartphone, tablet, cuffiette e computer. Allora, mi sembra che non stiamo andando nella direzione corretta, mi sembra che che questo governo in questo istante non stia focalizzando esattamente quali sono le reali problematiche. Alcune le ha affrontate, altre no, ma
palesemente facendo questa tipologia di interventi come quello del denaro contante, dell'elevazione del denaro contante, qualcuno mi deve spiegare come, Valentina, i 5.000 euro in tasca della vecchietta, che non li potrà mai avere perché di pensione prende dai 600 euro ai 1.000, 1.100, 1.200 euro, possano servire per rilanciare l'economia. Ecco, diciamo che stiamo facendo delle battaglie di concetto. In queste battaglie di concetto noi avremo dei morti, che saranno le imprese dirette, che in questo momento sono bloccate per quanto riguarda il credito.